E buonasera a tutti. Oggi primo unboxing sul canale, ma dopo la sigla. Ok, prima di tutto Amazon mi ha spedito un pacco così. Sembra che l'abbiano aperto, ma è la prima volta che mi capita un pacco da Amazon tutto scocciato. Speriamo bene. Che cosa ci sarà mai qua dentro? Sono ben due cose, ma noi ne apriremo uno solo. Ora vado a cercare un tagliacose, chiamato anche coltello. Swiss Made. Ok, sono molto 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 emozionato. È il primo pacco che abbiamo assieme e speriamo che sia quello che avevo ordinato. Ho sempre desiderato di fare questa cosa. C'è tutto. Ma noi ne apriremo solo uno di due, quindi vado a mettere via gli altri e torno subito. Ed ecco qui il nostro primo pacco. Microfono, boia. Il pacco si presenta in maniera compatta, piccolino, sobrio ed elegante allo stesso tempo. Ma vado alle ciance. Microfono boia BY-MM1. Il mio inglese è pessimo, però dai, tradotto la buona. Compatibile con telefonini, tablet, fotocamere. Compatto e con attacco del microfono. Rugged metal construction. Ok, quindi parti metallo. Non è no batteria, non serve la batteria ed è professionale. Ma vado a queste cose, noi aspettiamo una sola cosa ed è l'apertura di questo pacco. Ora prendo la camera, la metto qua e vediamo tutto da più vicino. Ed eccoci di nuovo qui in questa bellissima inquadratura dall'alto. Andiamo quindi ad aprire il nostro pacco. Senza distruggere tutto. Sono emozionatissimo perché era tanto che desideravo un microfono per fare video. Ma mettiamo un attimo da parte questo. La scatola non ci serve più. Cosa abbiamo qui? Una cosa che penso che sia inutile. E le istruzioni. Ok. Tutto in inglese. Andiamo a quello che ci interessa di più. Sotto abbiamo il microfono. Questa cosa che sembra un peluche serve per ridurre il rumore del vento. Molto molto utile nei video all'aperto. Mettiamola da parte e questo è il microfono. Semplice, piccolino. Allora, sembra fatto in metallo come è scritto lì. Sembra fatto bene. Non mi intendo di microfoni, ma sembra ben fatto. Ok, questo è il microfono. Dopo che l'altro abbiamo? Questo serve per il microfono, il supporto da mettere sulla macchina fotografica. Si aggancia qui, ok, e dovrebbe servire anche per attutire i rumori. Qui abbiamo due cavi. Qui abbiamo, oh, che carina, una borsetta in finta pelle. Sì, in finta pelle, plastica, però molto molto carina, elegante, tutta nera col logo. Ottimo. Ma torniamo al discorso dei cavi. Ora recupero le istruzioni e vediamo cosa dicono. Allora, what difference? Ok. Ah, oh, ok, è come immaginavo. Le istruzioni sono utili. Cosa serve per collegare il microfono, questo, all'attacco della telecamera? Questo invece serve per collegare questo microfono al nostro smartphone.
o lì c'è anche tablet oppure Mac. Parla proprio in maniera esplicita del Mac, non parla di computer. Interessante, interessante, vedete? Mac. Quindi se avete un semplice PC non potete usarlo, mi dispiace. Non lo so, farò delle prove se volete. Ok, ora che abbiamo visto, riposiziono la telecamera come la prima e vi dirò le mie primissime impressioni. Allora, le prime impressioni che vi dico è che mi sembra fatto bene, bello, ed è molto leggero. E così, cioè, è una figata. Io l'ho comprato soprattutto per avere questo peluche, perché mi sono reso conto che in alcuni video che ho fatto all'esterno il rumore del vento si sentiva troppo e dava parecchio fastidio. Bene, per adesso è tutto. In settimana io lo proverò, lo porterò con me magari in un'uscita fotografica se riesco e vi dirò cosa ne penso. Però prima vorrei provarlo, così un test velocissimo, sulla mia Nikon D610, perché in questa stanza l'audio di quella reflex farebbe lo schifo, proprio schifo. Infatti sto registrando anche con la mia GH9, che invece, anche se lo so che l'acustica in questa stanza non è delle migliori, però l'audio della G9 è accettabile. L'audio della D610 è davvero pessimo, quindi la metto subito alla prova. E questo è l'audio del microfono esterno attaccato alla Nikon D610. Come si sente? 1, 2, 3, prova, prova. Ora lo stacco e vediamo com'è senza. Ed eccoci qua. Questo è l'audio della Nikon D610 senza il microfono esterno. Prova, 1, 2, 3, prova, prova. Bene. Spero che la ripresa si senta e spero che col microfono si sente molto meglio. Ora torniamo con l'audio della nostra G9. Io la settimana lo provo e quindi ci vediamo fra qualche giorno. Ed eccoci qua a fare il test sul campo con il nostro microfono. Ora sto registrando con la Lumix G9 senza microfono esterno. Sarà un test che metterà a dura prova il nostro microfono esterno perché siamo vicino a un fiume. Quindi, ora registro senza microfono. Prova, 1, 2, 3, prova, prova, prova. E adesso vado a prendere il microfono e lo proviamo. Ed ecco qua il microfono dentro la sua borsetta. Ora lo tiro fuori e lo installo. Ok, microfono installato. E ora sto registrando col microfono esterno. Prova, 1, 2, 3, prova, prova. Ho staccato adesso il microfono. Già che sono qua proverò anche a registrare qualche rumore usando il microfono prima della Lumix e dopo quello esterno. Ed eccoci qua per le considerazioni finali. La prima cosa che vi dico è che questo oggetto mi ha sorpreso davvero davvero tanto. E quando vi dirò il prezzo anche voi sarete sorpresi. La prima cosa che ho notato è la sua costruzione. È costruito davvero in maniera impeccabile. In più è molto leggero. Un'altra cosa che ho notato, di cui sono molto molto felice, è la qualità audio. Montando la prima parte di questo video si nota che la qualità è migliore usando il microfono esterno anziché il microfono della macchina fotografica. Cos'altro mi è piaciuto? La borsetta, molto pratica. E un'altra cosa è che non servono le batterie. Alle volte magari si esce così veloci improvvisando, però dici: oh cavolo, non ho caricato il microfono. E invece no, questa cosa non succede perché questo microfono si alimenta direttamente dalla batteria della fotocamera. E questo è uno stress in meno a cui pensare. Una cosa che non vi ho ancora detto è il prezzo. Questo microfono l'ho pagato solo 30 euro e quindi qualità prezzo è davvero ottimo. Le cose che non mi sono piaciute: questa cosa qua è il supporto del microfono sulla reflex. Ok, non va l'idea di un oggetto di alta qualità, a differenza del microfono che tutto sommato per 30 euro dici cavolo, è fatto molto bene. Questo invece, forse mi sbaglio, è solo una mia impressione, cioè è ancora in pieno, non si è rotto, quindi funziona. Però l'ultima considerazione che faccio è che questo microfono secondo me va molto bene per chi è all'inizio come me. E quindi se siete all'inizio ve lo consiglio, anche perché diciamo costa poco, 30 euro, però la qualità audio è nettamente migliore. Detto tutto ciò, manca ancora una prova. Qui ho un
e qui ho un PC. Sulle istruzioni c'è scritto che questo microfono funziona solo sui Mac e quindi io ora andrò a testare se ciò è vero. Apriamo questo buco, prendiamo il microfono, lo colleghiamo, ho aperto l'app Memo Vocali e proviamo a registrare. Prova 1, 2, 3, prova 1, 2, 3. Allora, su un Mac funziona, ora proviamo su un PC. Fa un brutto rumore, ora proverò a registrare. Prova 1, 2, 3, prova. Non funziona su un computer. Ok, le istruzioni hanno ragione. Perché guardate, se io registro senza microfono. Prova 1, 2, 3, prova. Ok. Allora è vero, forse con delle applicazioni diverse può funzionare, ma con quella preinstallata sul PC non funziona. E con questa notizia bomba, oggi chiudiamo il nostro video. Scrivete nei commenti di chi è questa citazione. Però prima, se vi va, iscrivetevi al canale, se il video vi è piaciuto o vi è stato utile, cliccate mi piace. E noi ci vediamo al prossimo video.